la barca. Chissà quanto costa. Un bell'anticipo e 36 rate. Vuole una mano? Mi servirebbe un pezzetto di legno. Questo va bene. Brava, dove l'hai preso? Stava sotto la ruota. Sotto la ruota, quale ruota? Ecco, adesso mi restano solo le rate. Ecco il caffè. Non è il momento. Ma è creme gusto. Ogni momento è quello giusto. E che ci frega la barca? È creme gusto. È lavazza, e più lo mandi giù, e più ti tira su. Ciao, cosa stai mangiando? Carne Simmental. Si dice Simmental, ti piace? Sì. Come l'ha preparata la tua mamma? Come piace al papà. Cioè? Con le carote e con una montagna di purè intorno. E in quanti altri modi la mangi? In un fantastigliardo. La mamma fa un sacco di modi per fare la carne Simmental. 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 E va bene, Simmental. Carne Simmental, con un gusto così unico. Non sbagli mai. Maglia. Super punti. Cucito. Super punti. Uncinetto. Super punti. Ricamo. Con super punti fa la tua moda sempre più super. Super punti. Tante nuove idee per te, la tua famiglia, la tua voglia di fare. Super punti. I nuovi super pratici fascicoli a schede mobili. Il primo è già in edicola col cartamodello e il grande raccoglitore a sole 2500 lire. Una novità, idea donna. Scusi, ha visto un cane? No, no. Scusate, avete visto un cane? Sì, si è infilato lì. Ah. Scusate, cerco il cane. Ah, ma che bella frutta fresca e la verdura. Certo, andiamo a prenderla tutte le mattine. Tutte le mattine? E dove? Nelle aziende agricole scelte dalla Coop. Posso? Prego. E sceglie bene. Certo, è una cooperativa di consumatori. Il cane. Ti stai preparando a conquistare Parigi? Certo, perché? Hai cambiato profumo. Ti piace? Io lo trovo molto chic. Non è un profumo, è il mio nuovo Camai Chic. È delicato, sai? Anche sul mio viso. Mi aiuti? Con un sapone così bello. Bello e unico, contiene glicerina. Senti, che carezza morbida. Morbida, come la tua pelle. Parigi ci aspetta. Lasciamola aspettare. Camai Chic, quel pizzico di fascino in più. Oggi puoi scegliere fra Camai Classico e nuovo Camai Chic con glicerina. Mamma, c'è un nuovo pannolino, Linesoro, più sottile, più assorbente, più asciutto. E l'asciutto aiuta a rispettare il pH naturale della pelle e quindi a mantenerla sana. Linesoro, approvato dai pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri. Venezia 1987, 44esima mostra internazionale del cinema. La RAI, ancora una volta, è al fianco del cinema migliore. Le opere dei maestri, i film dei nuovi registi, le prove della tecnologia più avanzata. Peter Del Monte, Giulia e Giulia. Kathleen Turner, Sting e Gabriel Byrne nel film più atteso della prossima stagione. Luigi Comencini, Ragazzo di Calabria. Louis Malle, Arrivederci ragazzi. Ermanno Olmi, Lunga vita alla signora. Silvano Agosti, Quartiere. Carlo Mazzacurati, Notte italiana.
Venezia 1987, Rai e Cinema. Insieme più grandi. In diretta dallo Stadio Comunale di Torino trasmettiamo Madonna in concerto. Ricordiamo agli ascoltatori che per seguire il concerto in stereofonia possono sintonizzarsi sulle stazioni a modulazione di frequenza di Rai Stereo 1 e Rai Stereo 2. Tra poco il telegiornale. Seguirà Omaggio a Venezia. Nuovo Lines svelto è più alto in vita. Una vera barriera alla pipì. Domenica 27 settembre hai appuntamento con la fortuna. Acquista un biglietto della lotteria di Merano. Primo premio 2 miliardi e miliardi in altri premi. Premi settimanali per complessivi 207 milioni. Lotteria di Merano. Il gran premio che premia la grande. Ellis Island, la porta dell'America. Uno sceneggiato in quattro puntate con Richard Button e Faye Dunaway. Quattro giovani emigranti, un italiano, un profugo russo e due ragazze irlandesi, si incontrano sulla nave che li porta a cercare fortuna oltre oceano. Nasce l'amicizia e iniziano quattro storie parallele nell'avventurosa scalata all'America. Ellis Island, la porta dell'America. Domenica 20:30, Rai 1. Buonasera. Il Golfo Persico continua ad essere al centro dell'attenzione internazionale. Il governo italiano, dopo l'attacco di ieri contro la nostra petroliera Jolly Rubino, ha deciso di proteggere la navigazione delle nostre navi. Il Consiglio dei Ministri ha dato quindi via libera all'invio di unità navali di scorta nel Golfo. Ancora non è stata fissata la data della partenza, che avverrà comunque dopo il dibattito in Parlamento. Ecco un servizio in proposito. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di inviare navi militari italiane nel Golfo Persico. Obiettivo della spedizione: difendere i convogli del nostro paese da eventuali attacchi. Il governo non aveva mai escluso l'invio di un contingente navale, privilegiando sempre però la soluzione diplomatica del conflitto tra Iran e Iraq, conflitto che è la causa profonda dell'instabilità del Golfo. Ma ogni sforzo si è rivelato inutile e oggi nelle acque del Golfo Persico si è tornati alla guerra aperta. I tempi in cui la minaccia veniva soltanto dalle mine sono lontani. Oggi il pericolo vero è quello di un attacco aeronavale, come ha dimostrato la sorte toccata alla Jolly Rubino, il cargo italiano colpito due giorni fa. Il ministro della Difesa deve definire ora i dettagli tecnici dell'operazione, mentre si apre il capitolo delle comunicazioni del governo alle Camere e del dibattito parlamentare che comincia lunedì. Il voto sulla decisione è stato unanime, ma restano valutazioni diverse sul valore e sulle prospettive dell'iniziativa. Ministro, come si è arrivati a questa decisione? Si è arrivati di fronte ad una situazione nuova che ha messo in evidenza la necessità che la Marina provveda a proteggere le navi mercantili con un proprio gruppo navale, e su questa necessità il governo è stato concorde. I tempi di realizzazione della missione? I tempi devono essere rapidi ed infatti il Parlamento sarà subito informato della decisione assunta del governo affinché si svolga un dibattito di indirizzo e si possa procedere all'inizio della missione al più presto. È molto importante che le navi della Marina possano avvicinarsi alla zona. Si è constatato che c'è questo problema particolare di scorta
alle navi è un problema dire opinabile, perché ci sono molti paesi che le cui navi camminano regolarmente e non hanno scorta. D'altra parte non c'è una volontà, io ritengo, specifica dell'Iran di attaccare le navi italiane, perché siamo oltretutto dei clienti piuttosto buoni del loro petrolio. Le unità italiane quando partiranno? Questo dipende da molte circostanze e prima di tutto dipende dal Parlamento. Per Goria quella del governo è stata una scelta sofferta e difficile, ma necessaria. Una decisione subita dopo l'attacco alla Jolly Rubino, un attacco che ha provato l'assoluta mancanza di sicurezza lungo le rotte commerciali del Golfo. Abbiamo dovuto registrare che la situazione è molto cambiata. Molto cambiata perché è venuta meno una tregua di fatto che durava da oltre un mese e la minaccia a tutte le navi che circolano per il Golfo, comprese le navi italiane, è diventata cosa molto concreta. Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto anche necessario offrire una protezione militare alle navi italiane che circolano in quella parte del mondo. È un pezzo d'Italia, sia pure galleggiante, sono cittadini italiani, beni italiani, meritano protezione. Nettamente contrarie alle decisioni del governo si sono dette le opposizioni. I comunisti, che hanno chiesto in Parlamento un dibattito in aula sull'argomento, considerano come avventata e inaccettabile la scelta. Forti critiche sono state espresse anche dai radicali e dai democroletari, mentre dall'opposizione di destra, il Movimento Sociale, il giudizio è decisamente favorevole. L'annuncio della decisione del governo italiano di inviare navi nel Golfo è stata accolta positivamente anche dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dall'Olanda e dal Belgio. I governi dell'AIA e di Bruxelles ancora non hanno fatto una scelta precisa sulla questione. Il segretario delle Nazioni Unite, Pérez de Cuellar, andrà la prossima settimana a Teheran e a Baghdad per tentare di trovare una soluzione alla guerra del Golfo e per convincere i contendenti ad un cessate il fuoco e all'avvio di un piano di pace. Lo stesso Consiglio di sicurezza oggi ha rivolto una raccomandazione a De Cuellar perché cerchi di far rispettare la recente risoluzione dell'ONU che prevede l'immediata sospensione dei combattimenti come primo passo verso una conclusione definitiva del conflitto. Gli Stati Uniti nel frattempo hanno rinviato il loro ultimatum all'Iran, che prevedeva l'avvio di sanzioni, quale il totale embargo di armi, qualora Teheran non avesse rispettato entro oggi la risoluzione dell'ONU. L'attenzione internazionale quindi si concentra su questa missione di De Cuellar, dalla cui riuscita o fallimento dipenderanno importanti decisioni politiche, sia ad est sia ad ovest. Nel Golfo intanto anche oggi la situazione si è deteriorata ulteriormente. La nave italiana Jolly Rubino, attaccata ieri da una vedetta iraniana, è sempre in rada al largo di Dubai. Il comandante Guido Manfredino, che durante l'attacco si era fratturato una gamba, è ricoverato nell'ospedale della capitale dell'Emirato. In queste immagini lo vediamo mentre viene fatto scendere dalla sua nave. È proseguita intanto la guerra delle petroliere. Una nave saudita è stata affondata da imbarcazioni non ancora identificate. Almeno 2 marinai sarebbero morti, 7 i feriti. Un missile antinave inoltre è stato lanciato, pare, dal territorio iracheno occupato dagli iraniani contro il Kuwait. Non ci sarebbero state vittime. Un altro missile, hanno detto le autorità kuwaitiane, martedì scorso era caduto sull'isola di Failaka. Più di 40 ordini di cattura in fase di esecuzione in Toscana e Liguria. A Bari intanto proseguono le perquisizioni a bordo della Bustani Prima, la motonave libanese carica di armi da guerra e di droga, sotto sequestro da 2 giorni nel porto pugliese. Questi gli ultimi sviluppi delle indagini su un traffico clandestino internazionale di materiale bellico destinato al terrorismo europeo collegato con quello medio orientale. Avviate dalla magistratura di Massa Carrara, proseguono in collaborazione con la Procura di Bari. Su segnalazione dei carabinieri del gruppo di La Spezia, la motonave è stata bloccata dalla Guardia di Finanza martedì notte al largo del capoluogo pugliese. A bordo droga, 2 kg di eroina pura e 15 di hashish, ma soprattutto armi da guerra, 3 bazooka anticarro e missili. Potrebbero però esserci altre armi. Le perquisizioni, condotte con l'aiuto degli artificieri, proseguiranno anche domani. Intanto la Procura di Massa ha emesso più di 40 ordini di cattura, molti dei quali riguardano fittizie agenzie di import-export che operano tra Marina di Carrara e La Spezia. Secondo il sostituto procuratore Augusto Lama, che coordina l'inchiesta,
L'attività ufficiale di queste agenzie è servita a coprire quella di mediazione nel traffico di armi tra gruppi eversivi europei e terrorismo medio orientale e islamico. Lo proverebbero anche alcuni documenti sequestrati a bordo della motonave libanese, documenti definiti interessanti e che si aggiungono alle altre prove raccolte in mesi di indagini a carico delle agenzie incriminate. Ormai certi del carico di armi e droga in arrivo, i carabinieri di La Spezia erano pronti ad intervenire non appena la nave fosse giunta nel porto ligure. Forse perché avvisata o solo perché in avaria, la Bustani prima, proveniente da Beirut, ha però cambiato rotta. Pertanto l'abbordaggio è stato disposto al largo di Bari. Tutti arrestati 17 uomini di equipaggio di varia nazionalità, non si sa se dal carcere barese siano stati già tradotti a Massa o alla Spezia a disposizione del giudice Lama. Dove erano dirette le armi, il magistrato non esclude che in parte fossero destinate ad un deposito clandestino italiano. È stata una giornata tranquilla in Valtellina, con l'acqua del lago di Valpola che sembra essersi stabilizzata sia in entrata sia in uscita, e con il lavoro delle squadre di soccorso che procede velocemente per installare al più presto tutti i sistemi di allarme. 80 sirene tra Sondrio e Sondalo sono già state collocate, altre 70 dovrebbero essere installate entro domani pomeriggio. È un aspetto di particolare importanza perché solo quando tutti gli impianti di allarme saranno sistemati l'attività produttiva potrà riprendere. Altri 2.800 sfollati intanto hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni grazie ad una nuova ridisegnazione delle zone a rischio. Sulla situazione della Valtellina e sugli avvenimenti che si sono susseguiti, le commissioni ambienti della Camera e del Senato hanno deciso di avviare un'indagine conoscitiva i cui tempi di realizzazione dovranno essere concordati. Si è intanto saputo dall'ufficio idrografico per il Po che il 19 luglio scorso, giorno della frana, in Valtellina sono scesi sino a 305 mm di pioggia, più di qualsiasi altro giorno negli ultimi 50 anni e più di quanto scende dal cielo in un anno in altre zone d'Italia e del mondo. Il Consiglio dei Ministri oggi ha deciso anche le date dei referendum sulla giustizia e sull'energia nucleare. Si svolgeranno l'8 e il 9 novembre. Il decreto è già stato firmato dal Presidente Cossiga. Il concerto di Madonna è finito da poco e già incominciano ad arrivare le prime notizie su quello che è stata la presenza dei 63.000 spettatori. Ci sono state almeno 300 persone, quasi tutti ragazzi, che si sono dovuti rivolgere al servizio di infermeria predisposto dentro lo stadio per essere medicate. Di queste, 12 hanno riportato fratture o lesioni interne, giudicate talmente gravi da consigliare l'immediato trasporto negli ospedali cittadini. I maggiori momenti di tensione si sono avuti nella prima metà del concerto, quando gli spettatori delle prime file sono stati letteralmente schiacciati contro il servizio d'ordine che presidiava il palco. Passiamo ora a un altro servizio di cronaca. Due giovani sorelle ed il padre sono morti questo pomeriggio nel crollo della loro abitazione a Marcianise, un grosso centro del casertano. Le vittime sono il netturbino Roberto Erdelli, di 48 anni, e le figlie Veneranda e Antonietta, rispettivamente di 21 e 20 anni. Sono rimasti lievemente feriti un'altra figlia del netturbino, Rosa, di 16 anni, ed il fidanzato di una delle ragazze e sua sorella. La moglie di Roberto Erdelli, Vincenza Nicolò, di 49 anni, è riuscita ad allontanarsi dall'edificio prima del sinistro, allarmata dal distacco di alcuni calcinacci. Il primo